media, it's art. Che loro hanno brillantemente descritta e che talvolta si vive sulla propria pelle e restano dei segni che soltanto un amore potrebbero unire. Eccezionale, è una donna veramente fortissima, una persona eccezionale, facciamogli un applauso. La natura meschina e violenta di tuo padre si era finemente mostrata agli occhi dei miei genitori. Mio padre non piantò, non pronunciò parola alcuna. Il timore di avere una figlia divorziata era più forte del coraggio che avrebbe dovuto avere portando via me in voi da quell'inferno. Mia madre restò impietrita innanzi all'irriverenza del suo amato e perfetto genero, mai conosciuto fino ad allora. Ma ciò nonostante non fece nulla. Non mi guardò nemmeno in faccia, prese la borsa nell'ingresso e a gambe levate sparì assieme al suo marito giù per scale. Ma non era finita, non ancora! Achille mi venne vicino e che con una sola scattonata scaraventò te e tuo fratello sul pavimento. Mi minacciò di prendermi a cinghiate come aveva fatto tante altre volte, se non me ne foste andati in camera vostra. Voi, figli miei, più coraggiosi dei miei genitori, senza versare lacrime alcune, stavate lì, fermi, senza muovervi. Fui io, in quella circostanza, a supplicarvi amorevolmente di andare in camera, dicendovi che mamma stava bene e che aveva bisogno di parlare con papà e che non dovevate temere niente. Vi andaste entrare con occhi consci delle bugie che vi avevo appena proferito e vi richiudeste in una stanza perché sapevate che la situazione sarebbe potuta peggiorare. Quella bestia vi si avventò al collo con la sua mano forte e potente. Era l'ennesima volta che lo faceva, non era una novità. Avevo il suo sguardo rabbioso e insano fisso nel mio. La sua mano stringeva, sì, stringeva sempre di più. Mi diceva che i miei non dovevano più mettere piedi in casa sua, che sapeva lui cosa fosse giusto o sbagliato per noi e che quella vecchia imbandita di mia madre doveva tenere la lingua a freno. Basta, Achille! Mi soffochi! Basta! Non osavi mai più contraddirlo, altrimenti stringo, sì, stringo sempre di più. Avevo quasi perso i sensi quando il telefono un soggiorno squillò. Le fiamme che i suoi occhi sprigionavano si assopirono, quasi come fossero state risucchiate da un vortice di finta quotidianità che lui stesso teneva in piedi per mascherare il marcio che aveva dentro. Si staccò da me, dal mio collo, dalla mia pelle ormai viola e segnata dalla forza della sua stretta folle e atavica, e andò a rispondere. Era per me. Lasciò la cornetta sulla mentola e come se nulla fosse accaduto andò a porsi la doccia. A stento mi avvicinai al telefono, con plebe porta dalla cornetta e con voce greve pronunciai un soffermo.